Per rendere la nostra ricerca più specifica, possiamo utilizzare i limiti. I limiti sono visibili nella colonna di sinistra Refine Results. Tra questi, l'anno di pubblicazione, dove possiamo scegliere di volere solo delle annate. Ad esempio, possiamo specificare di volere solo dal 2003, invio. I dati sono stati aggiornati. Se poi decidiamo magari di voler eliminare il limite, basterà cliccare qua nel Limiters sulla X. Un altro filtro disponibile sempre da questa pagina è il Source Types, cioè il tipo di pubblicazione. In questo caso sono uscite solo riviste accademiche, Academic Journals. In altri casi potremmo trovare libri, revisioni, commenti, report. Oltre a questi limiti, ne sono disponibili anche degli altri, andando però in alto e cliccando su Advanced Search. Vediamo le più importanti search options. Tra i search modes ed expanders, di default esce Boolean Phrase. Abbiamo altre opzioni interessanti. Smart Text Searching permette di cercare non solo dei termini, ma anche delle frasi o periodi. Serve quando abbiamo particolari difficoltà a trovare materiale. Magari abbiamo un solo articolo sul nostro argomento. Possiamo quindi copiare una frase pertinente e vedere se così viene trovata nel PEP Archive. Sotto i Search Modes abbiamo i limiti. Limit Your Results. Possiamo cercare in un periodico, Publication Name, o cercare in un tipo di documento, Document Type.